La dispersione scolastica è un fenomeno che colpisce molti ragazzi e ragazze. Non frequentando la scuola, passano il loro tempo tra la casa e la strada. Sono molteplici perché sono tante le cause di allontanamento dalla scuola, dal bullismo ai pregiudizi, dai problemi familiari ai problemi strutturali della scuola. Professoressa, grazie di farvi intervistare. Professoressa, ci dice tre cause della dispersione scolastica? Secondo me c'è un disagio all'origine di tutto, un disagio personale dell'alunno che va ad interagire in un problema, per esempio, familiare e anche scolastico. Siete tutti presenti oggi? Sì! Secondo noi una delle cause di dispersione scolastica è proprio non avere un buon rapporto con i professori. Lei cosa ne pensa? Potrebbe sicuramente essere questo, perché magari si può partire da una empatia, da una simpatia, da un'antipatia che c'è tra insegnante e alunno, che potrebbe sorgere. Avete tutti studiato? Una mancanza di colloquio, una mancanza di comprensione fra le due parti. Tutto potrebbe essere, può starci assolutamente. Non c'è nessun volontario? Ci racconti un esempio di dispersione scolastica? Sì, io conosco una ragazza che non viene più a scuola per motivi familiari, dato che deve guardare suo nipote e allora non può venire a scuola. La prima soluzione che ti viene in mente per ridurre questo fenomeno? Prima cosa di un po' di organizzazione in più anche da parte delle famiglie. Poi anche che nelle scuole non ci dovrebbero essere atti di bullismo e se ci fossero di prendere subito provvedimenti in modo tale che non accadano più. Lei che ogni giorno sta a contatto con i ragazzi di questa scuola, cosa ne pensa della dispersione scolastica? Beh, la dispersione scolastica si presenta in ogni città, in ogni paese e da forme diverse. Voi siete dei ragazzi e per voi, come per tutti gli uomini, ci dovrebbe essere un nuovo illuminismo che porti il ragazzo al centro. Tutto si organizzi intorno a voi, perché a voi bisogna dare il meglio. Secondo lei, perché i ragazzi decidono di non entrare a scuola, poi vengono a passare il tempo proprio davanti alla scuola? Perché la scuola è fonte di cultura, è luogo di accoglienza e i ragazzi, anche se diciamo in modo istintivo, girano intorno alla scuola perché sanno che la scuola offre loro cultura ma anche protezione. Secondo noi, una delle cause della dispersione scolastica è il rapporto con i professori. Lei cosa ne pensa? Dipende dal professore in genere, però per quanto mi riguarda no, non la vedo così, perché il professore comunque cerca sempre di avere un dialogo con l'alunno e mai, cioè sempre invogliare l'alunno e fargli capire l'importanza dello studio e perché proprio attraverso lo studio si cresce meglio. Quali caratteristiche particolari assume il fenomeno della dispersione scolastica nel territorio di Scalea? È il primo anno che mi trovo qui. Mi sono trovata a dover affrontare delle situazioni specifiche, per esempio di ragazzi che alla terza, quarta ripetenza non ne volevano più sapere di venire a scuola pur essendo nell'età dell'obbligo scolastico. E quindi credo che il fatto che la scuola non abbia recepito i disagi, a volte i disagi di questi ragazzi che possano derivare anche da situazioni sociali, da situazioni culturali, può aver influito appunto sul fenomeno della dispersione. Cosa può fare, diciamo, la scuola per ridurre questo fenomeno?
credo che possa fare molto. Intanto, come dicevo prima, cercare di analizzare quali sono i disagi che i ragazzi che comunque decidono di non frequentare la scuola si portano dietro, i loro vissuti. Penso che la scuola, come dicevo prima, debba fare molto in questo senso, appunto deve fare un'azione di inclusività, cioè considerare tutti come persone con i disagi, con i problemi e cercare di portarli a soluzione. Credo che il progetto che avete fatto voi quest'anno, il progetto Fuori Classe, abbia dato una mano alla scuola, anche gli interventi che sono stati fatti sui genitori, gli interventi che sono stati fatti a parte sugli alunni, che è normale, ma sui genitori, anche su alcuni docenti, abbia cambiato anche un po' la forma mentis delle persone. E c'è bisogno appunto che la scuola cambi approccio rispetto a queste problematiche. Il bullismo incide senza dubbio sul fenomeno della dispersione scolastica, perché molte delle vittime di bullismo, essendo minacciate fisicamente e psicologicamente, si scoraggiano, si sentono esclusi e probabilmente si sentono più protetti a restare a casa. La crisi è un altro problema che incide sulla dispersione. Ci sono famiglie con problemi economici che hanno difficoltà con l'acquisto dei libri scolastici. Non ci sono risorse per nuove strumentazioni, fare manutenzione delle strutture scolastiche e garantire un'igiene adeguata a scuola. Anche i rapporti personali contano tantissimo, le cattive amicizie, non sentirsi ascoltati dai compagni, i giudizi di alcuni professori possono ulteriormente scoraggiare i ragazzi dall'andare a scuola. Durante questi 2 anni di partecipazione al progetto Fuori Classe di Save the Children, abbiamo capito che la scuola è importante per la nostra cultura e la costruzione del nostro futuro. Piace a tutti odiare, ma ogni giorno che si decide di non andare a scuola, si rinuncia a nuovi stimoli, a stare con gli amici e si rischia di deludere e litigare con i propri genitori. Pensiamoci bene.